Samu, utilizzo parole tue, con la Francia è stata la rivincita di tutti, ora dobbiamo continuare. Domani c'è Israele, che cosa ti aspetti? Mi aspetto una partita molto difficile, sarà sicuramente una nazionale tosta, però secondo me dopo una vittoria così bisogna pensare molto, molto a noi stessi e non bisogna assolutamente sedersi e prendere sotto gamba la partita, ma dare continuità. Ha evidenziato valori che possono farlo diventare un top del calcio. Parole di Luciano Spalletti, fanno un certo effetto sentirle. Sì, ringrazio molto il mister, ringrazio insomma anche per la fiducia che mi ha dato nella partita scorsa. E, sì, sicuramente ora dire top passano ancora tanti anni perché devo migliorare su tantissime cose e vedo un po' quelli che sono nel mio ruolo. Uno in particolare è Rodri, che secondo me adesso è il top del top in quel ruolo lì. E quindi bisogna cercare di prendere spunto da questi giocatori qui per migliorarsi giorno dopo giorno. E nel passato un calciatore italiano? Sì, guardavo molto Pirlo nel ruolo di mediano. A livello personale, a che posto metti la prestazione di venerdì al Parco dei Principi? Nelle mie prestazioni generali è sicuramente tra le migliori, anche per lo spessore della partita, che non mi era mai capitato di giocare partite così. Avevo già giocato con la nazionale lo scorso anno, però avevo giocato solamente 10 minuti più o meno con la Germania e 45 con l'Albania. Però l'ambiente che c'era al Parco dei Principi è difficile insomma replicarlo e ritrovarlo da altre parti, quindi sicuramente sarà una partita molto importante.